C'era una volta un mugnaio che non faceva altro che vantarsi e blaterava che lui macinava la farina più fine di chiunque altro, che la moglie faceva le torte migliori e che lui era capace di acchiappare anche 1000 topi in un giorno. Ma soprattutto si vantava di sua figlia Eloisa. Un giorno venne al mulino uno dei servi di palazzo per prendere la farina per il panificio del re. «Ma lo sai», cominciò il mugnaio, «che mia figlia non solo è la più bella fanciulla del reame, ma è anche la più intelligente? È così in gamba che riesce perfino a filare la paglia in oro». Il servo, che sapeva quanto il re amasse l'oro, quella sera gli raccontò la stupida vanteria del mugnaio. «Quel mugnaio è davvero presuntuoso», commentò il re. «Gli insegnerò io a non raccontare bugie. Manda a prendere sua figlia. Vedremo subito se è capace di tramutare la paglia in oro». E così le guardie reali andarono a prenderla. Quando Eloisa arrivò a palazzo, il re la condusse giù per una scala buia fino alle cantine e a una piccola stanza. In un angolo c'erano un arcolaio e un mucchio di paglia. «Tuo padre dice che sei capace di filare oro dalla paglia», disse il re. «Beh, allora fila questa paglia prima del tramonto o farò gettare tuo padre in prigione per aver mentito». Eloisa cercò di spiegare, ma non ci fu verso. Il re uscì dalla stanza e chiuse la porta a chiave. «Ma come posso filare la paglia in oro?» singhiozzò lei. «Nessuno può farlo!» Mentre così si disperava, sentì una voce che le disse: «Io posso farlo!» Di fronte a lei era apparso l'ometto più buffo che avesse mai visto. Era poco più alto di un nano, con le orecchie a punta, il naso rosso, lunghi riccioli e una lunga barba. I suoi abiti erano rossi e verdi e portava un enorme cappello floscio con una lunga piuma di struzzo. «Tu puoi farlo!» esclamò Eloisa. «E come?» «Non preoccuparti del come, ma del cosa! Cosa mi darai in cambio se ti tramuto la paglia in oro?» «Oh, qualunque cosa tu voglia!» «Il tuo bel braccialettino?» «Sì, sì, naturalmente!» E così l'ometto si accomodò sullo sgabello e cominciò a filare. In pochi minuti aveva trasformato il mucchio di paglia in un centinaio di gomitoli di filo d'oro puro. «Ora mi devi dare il tuo braccialetto», disse. Eloisa rise e glielo diede, ringraziandolo più volte. «Niente, niente, sono contento di esserti stato utile». E con queste parole lo strano ometto si dissolse nell'aria. Al tramonto, quando il re tornò, non riusciva a credere ai suoi occhi. Ma preso com'era dall'oro, invece di ringraziare la fanciulla e di lasciarla tornare a casa, la rinchiuse nuovamente in cantina. Il mattino seguente la condusse in una stanza più grande. In un angolo c'era un mucchio di paglia ancora più grande del precedente, con il solito arcolaio accanto. «Fila questa paglia per stasera», ordinò, e se ne andò sprangando la porta. Eloisa scoppiò in lacrime. «Oh, ma cosa faccio ora? Se almeno quel meraviglioso ometto mi trovasse di nuovo!» «Detto fatto, eccomi qua!» Eloisa si sentì così sollevata che riuscì a malapena a sussurrare un meno male. «Cosa mi darai se filerò tutta questa paglia in oro?» chiese l'ometto. «Qualunque cosa, qualunque cosa!» «Il tuo anello d'argento?» «Ma sì, certamente!» E così l'ometto si accomodò sullo sgabello e cominciò a filare. In poche ore, accanto al muro si ammucchiarono un migliaio di gomitoli di filo d'oro puro. «Ora dammi il tuo anello!» disse l'ometto, saltando giù dallo sgabello. «Apparteneva a mia madre, ma te lo do volentieri». E glielo diede, ringraziandolo 1000 volte. Al tramonto, quando il re entrò nella stanza, fu entusiasta nel vedere tutto quell'oro e non seppe decidersi a rimandare Eloisa a casa finché non lo avesse fatto diventare il re più ricco del mondo. E così, il mattino seguente, la condusse in una stanza così grande che lei non aveva mai vista una uguale.
era stracolma di paglia fino al soffitto e in un angolo c'era il solito arcolaio. «Se riuscirai a filare tutto in oro per il tramonto», le disse, «ti sposerò, altrimenti resterai in prigione per sempre». «Non sarò così fortunata anche stavolta», singhiozzò Eloisa. «L'ometto non mi troverà più». «Non giurarci! Sono già qui! E cosa mi darai se filerò tutta questa paglia in oro e tu diventerai regina?» «Qualunque cosa, qualunque cosa! Ma non ho più niente da darti. Qualcosa troverò!» E accomodandosi sullo sgabello si mise al lavoro filando più velocemente del solito. Proprio mentre il sole lanciava gli ultimi bagliori, lui terminò di filare l'ultimo filo di paglia. L'enorme mucchio si era trasformato in un centinaio di balle di oro puro. Eloisa lo ringraziò infinitamente. «Ma ora dovrei darmi il primo bambino che ti nascerà!» gridò il nano con una risataccia. «Questo è il mio prezzo!» «Ma se non sono nemmeno sposata!» esclamò Eloisa. «Ma lo sarai presto! E io aspetterò!» «Ma...» Prima che potesse aggiungere un'altra parola, il nano sparì. E proprio mentre il re faceva scattare la serratura della porta. Egli mirò e rimirò le balle d'oro. «Incredibile, fantastico! Tutto ciò che tuo padre aveva raccontato è vero! E allora ti sposerò!» Il reale matrimonio ebbe luogo una settimana dopo. Eloisa era così felice che presto dimenticò il nano e la promessa che gli aveva fatto. E quando nacque il suo primogenito non si ricordava nemmeno più di lui. Ma un giorno, mentre sedeva con il bambino in braccio, l'ometto apparve all'improvviso. «Sono venuto a prendere la mia ricompensa», disse. «Il primo bambino che ti è nato!» «No, no! Ti darò tutto! La mia corona, il mio palazzo, qualunque cosa, ma non il mio bambino!» «Me lo immaginavo!» ghignò il nano. «Non vuoi mantenere la promessa, ma lo dovrai fare! A meno che... tu non riesca a indovinare il mio nome!» «Il tuo nome?» «Sì! Il mio nome! Prova quante volte vuoi! Ma se in 3 giorni non ci sarai riuscita, porterò via il bambino!» E svanì prima che lei potesse ribattere. La povera regina mandò i suoi messaggeri a raccogliere i nomi più inconsueti del reame, sfogliò tutti i libri della biblioteca reale e quando l'ometto le comparve davanti all'improvviso, gli disse... «Ti chiami forse Ferdinando, o Baldassarre, o Dagoberto, o Isimbardo, o Giramondo, o Dodo, o Gil?» «No, no, prova ancora!» E dopo che lei ebbe snocciolato nomi per un'ora intera, il nano sparì. Il giorno dopo essa pensò a tutti i nomi sciocchi che un nano avrebbe potuto mettersi. E quando egli le ricomparve davanti, gli disse: «Ti chiami forse Ginocchia Torte? O Falena Notturna? O Stinchi Legnosi? O...» «Acqua, acqua, acqua!» sogghignò l'ometto. E dopo 2 ore di indovinelli, le dette il suo ultimatum. «Dovrai impegnarti di più domani! Sarà la mia ultima visita!» La regina era prossima alle lacrime. Cosa poteva fare? In quel momento uno dei messaggeri bussò discretamente alla porta. Stava tornando da una delle sue ricerche. «Sono andato ai confini del regno, mia signora», le disse. «Ho chiesto aiuto a tutti i maghi e alle streghe, ma inutilmente. Alla fine ero così stanco che mi sono sdraiato sull'erba e mi sono addormentato. Al mio risveglio ho notato la luce di un fuoco tra gli alberi e avvicinandomi ho visto un buffo nanerottolo che danzava intorno al fuoco e cantava sempre lo stesso ritornello. Che struppa mix sopra sei di me, il nome mio, ma non l'indovinerai come mi chiamo io. Ticchi tocchi, ticchi tocchi, trocchi tricchi, tricchi trocchi.
La regina era fuori di sé dalla gioia. Regalò al servitore un prezioso anello d'oro che portava al dito e lo ringraziò mille volte. Il giorno seguente il nano apparve con un cesto per mettervi il bambino regale. «Avanti! Avanti, indovina!» la incitò con sarcasmo. «Indovina il mio nome!» «Ti chiami forse Matteo, o Marco, o Luca, o Giovanni, o Guglielmo, o Pietro, o Nicola, o Filippo, Erminio, o forse Praseidimio?» Il nano lanciò un grido stridulo e lancinante e pestò i piedi per terra per la gran rabbia. «Hai imbarato!» strillava. «Mi hai ingannato!» A furia di pestare i piedi fece un buco nel pavimento e ci precipitò. E questa fu la fine di Praseidimio. Heidi, vita in città. Era già sera quando Heidi e zia Dete arrivarono a Francoforte. Camminarono per stradine buie e strette finché giunsero a una grande casa dall'aspetto piuttosto severo. Dete suonò il campanello. «Ho portato Heidi, la compagna di Clara», disse al maggiordomo che venne ad aprire la porta. Furono fatte entrare nello studio dove Clara, in compagnia della signorina Rottenmeier, la governante, le stava aspettando. Clara sedeva in una poltrona a rotelle ed era pallida e magra, ma sembrava molto contenta di vedere Heidi. «Come ti chiami?» chiese la signorina Rottenmeier. «Mi chiamo Heidi, e tu? Non essere impertinente. E poi Heidi non è un vero nome. Ti chiameremo Adelaide, come vuole. Ma lo sai che il cameriere assomiglia un po' a Peter, il pastore delle capre?» Clara ridacchiò di nascosto, ma la signorina Rottenmeier non rideva affatto. «Ma cosa hai imparato quando stavi col nonno?» Heidi ci pensò un po' su. «Ho imparato che i fiori muoiono se li cogli, e che la sera le montagne sono rosse perché il sole dà loro il bacio della buonanotte. E ho imparato a mungere le capre e a fare il formaggio e... basta! Io volevo dire che libri hai studiato.» «Libri? Io non ho studiato nessun libro. Io non so leggere.» «Non sai leggere?» La signorina Rottenmeier era allibita, ma Clara batteva le mani e rideva. «Sono sicura che io e te ci divertiremo insieme, Heidi», esclamò quando la governante uscì dalla stanza. Il mattino seguente, Heidi, appena sveglia, saltò giù dal letto e corse all'alta finestra. Ma le tende erano grosse e pesanti e quando vi si insinuò dietro, vide che la finestra era sprangata. Come un uccellino in gabbia corse da una finestra all'altra cercando di aprirle per respirare l'aria del mattino. Dopo colazione iniziarono le lezioni nello studio. Era molto faticoso per Heidi stare sempre seduta e concentrarsi. Così, quando la signorina Rottenmeier non la guardava, si metteva a parlare con Clara del nonno, delle capre, della nonnina e della slitta. Povera Heidi! Ogni mattina la stessa storia. Si svegliava nella grande stanza buia e andava alle sue noiose lezioni. E anche se ormai si era affezionata a Clara, aveva tanta nostalgia del nonno. Ogni pomeriggio, quando non la vedeva nessuno, guardava fuori da quelle immense finestre chiuse e sognava di essere sulle montagne con Peter e le caprette.
col passare delle settimane si rese conto di non poter più resistere, finché un mattino, invece di indossare uno degli abiti che le aveva dato Clara, si mise la sua vecchia gonna di cotone e il suo scalcinato cappello di paglia e scivolò fuori dalla sua stanza, decisa ad andarsene. Ma proprio mentre stava per scendere le scale apparve la signorina Rottenmeier. «Adelaide! Dove credi di andare? Ti ho già detto che non puoi uscire da sola!» «Ma non sto uscendo! Sto andando a casa!» Fiocco di Neve è sola e la nonnina si domanderà perché non sono più andata a trovarla. Il nonno ha bisogno di me per fare il formaggio e io ho tanta voglia di vedere ancora il sole dare la buonanotte alle montagne. Piccola ingrata, sbottò la governante. Vivi in una bella casa, hai un bel letto morbido, vestiti nuovi e Clara per farti compagnia. Ma che altro vuoi? E cos'è quell'orrore che hai in testa? Toglitelo immediatamente. La signorina Rottenmeier chiamò Sebastiano, il maggiordomo. Brucia questo vecchiume, Sebastiano! No, il mio cappello, no! Alla governante le strappò il cappello di testa e lo consegnò a Sebastiano. Heidi corse nella sua stanza e pianse fino a sentirsi spezzare il cuore. Ma quando quella sera andò a letto, trovò il suo vecchio cappello nascosto sotto la coperta. Sebastiano lo aveva salvato. Passarono le settimane e dopo la primavera arrivò l'estate. Clara stava un po' meglio e si sentiva più forte. Heidi invece era sempre più triste ed era smagrita. Un giorno il padre di Clara, al ritorno da un viaggio d'affari, venne ricevuto dalla governante. «Signor Sesemann, io protesto, bisogna fare qualcosa!» «Di che si tratta, signorina Rottenmeier? Di Clara?» «Ma no, è quella bambina, Adelaide, deve andarsene, ha un'influenza negativa su Clara. L'altra settimana le ha portato a casa dei gatti randagi e le riempie la testa con degli stupidi racconti di capre, di pastori e ancora non ha imparato a leggere nemmeno una parola». Il signor Sesemann andò in camera di sua figlia e la trovò seduta vicino alla finestra. «Ma Clara, cos'è questa storia di Heidi che ti sconvolge così tanto?» «La signorina Rottenmeier dice che è meglio che se ne vada.» «Oh no, papà, è la mia migliore amica. Quando è con me mi racconta sempre delle storie bellissime. Ci divertiamo tanto insieme e non mi sento più sola. Oh, ti prego, non la mandare via.» E così Heidi rimase nella casa di Francoforte, anche se ogni tanto la sera piangeva fino ad addormentarsi per il desiderio struggente di trovarsi ancora nella baita del nonno. Poi arrivò un'altra visita. Si trattava della nonna di Clara. Quando Heidi la vide, le piacque immediatamente. «Tu devi essere Adelaide», disse la nonna sorridendo. «Veramente, gentile signora, io ho sempre pensato di chiamarmi Heidi.» La vecchia signora rise di gusto. «Gentile signora, è così che parlate in montagna? Mi devi chiamare nonna, come Clara, e io ti chiamerò Heidi. Ora vieni ad aprire il regalo che ti ho portato.» Il regalo della nonna era un bellissimo libro con delle illustrazioni a colori. C'era il disegno di una balena e quello di una barca, quello di un asino e quello di una montagna, e c'era il disegno di un pastorello con le sue capre. Heidi gli dette un'occhiata e scoppiò in lacrime. La nonna le accarezzò i capelli e le disse dolcemente: «Forse ti ricorda qualcuno o qualche luogo che conosci, però vuoi che ti legga la storia?» «Oh sì, grazie.» Heidi non si stancava mai di farsi leggere quella storia dalla nonna. Non ne aveva mai abbastanza. «Mi piacerebbe essere capace di leggerla da sola», sospirò appoggiando la manina sulle ginocchia della signora. «E perché non lo fai?» chiese la nonna. «Oh, io non so leggere. Peter mi ha detto che è difficilissimo.» La nonna decise di aiutarla e da allora dedicò un'ora al giorno ad insegnare a leggere a Heidi. Era così facile capire quando era lei che spiegava e non la signorina Rottenmeier. Un po' per volta gli scarabocchi sulle pagine cominciarono ad avere un senso e non passò molto tempo che Heidi fu in grado di leggere.
La sera si portava in camera il bel libro e fissava il disegno del pastore e delle caprette sui prati al tramonto. Clara ormai era una vera amica per lei e la nonna era così buona che sentirsi infelici le sembrava una cattiveria. Ma una mattina a colazione, mentre le bambine stavano studiando, la nonna chiese al signor Sesemann: «Era così magra Heidi quando venne da Dörfli?» «Magra?» Tutti dicevano che era così sana e abbronzata che la povera Clara al confronto sembrava un fantasma. «E aveva quei cerchi neri intorno agli occhi?» «Ma quali cerchi neri? È sempre così allegra?» La vecchia signora scosse la testa. «Beh, questa bambina sta soffrendo per qualche cosa e si sta ammalando.» Quella sera, tardi, la nonna chiamò Clara e Heidi nella sua stanza. «Clara», disse a sua nipote, «ti piace avere qui Heidi per compagnia?» Clara, sorpresa, rise. «Ma certamente, nonna, è la mia migliore amica. Non mi importa nemmeno di essere invalida ora che c'è qui lei. Ma supponiamo che Heidi fosse malata, tanto malata da doversene andare per poter guarire.» «Heidi non deve ammalarsi, ma naturalmente dovrebbe andar via se questo la facesse guarire.» La nonna baciò la bambina. «Lo sapevo che avresti detto così, Clara. Heidi, tu soffri di nostalgia per la tua casa e questo può essere una malattia molto seria.» «Nostalgia di casa?» disse Heidi confusa. «E cosa dovrò fare? Dove mi manderete?» La nonna fece il viso serio. «E c'è una sola cura per questa malattia, un solo posto dove la si può curare.» «Dove? Dove?» chiese impaziente Heidi. «Ma a casa, naturalmente!» rise Clara. «Eh sì, devi andare a casa dal nonno e dalla nonnina e da Peter e da tutti gli altri tuoi amici.» Heidi non credeva alle proprie orecchie, ma al mattino seguente il suo vecchio cappello di paglia venne tirato fuori dall'armadio e messo in valigia insieme ad alcuni vestiti nuovi. Clara pianse quando arrivò l'ora della partenza. Sebastiano portò Heidi alla stazione e dopo un po' le case di Francoforte sfilavano davanti al finestrino del treno. A Dörfli le venne incontro il mugnaio che la condusse col suo carretto sgangherato fino a casa del nonno. Heidi vide nuovamente i verdi pendii, le montagne incappucciate di neve e il sole che al tramonto le tingeva di rosso. Poi scorse il nonno che, seduto davanti alla sua baita, guardava verso la valle. Heidi saltò giù dal carretto e corse a gettargli le braccia al collo piangendo: «Nonno! Oh nonno!» Il vecchio non disse nulla, ma per la prima volta dopo tanti anni gli si riempirono gli occhi di lacrime. «E così sei tornata dal tuo vecchio nonno, eh? Ma non ti hanno dato da mangiare in città, bambina? Sei così pallida e magra. Non c'era niente che avesse il sapore squisito del latte di qui.» Rise lei, baciandolo ancora. Saltellandogli accanto, rientrò con lui nella baita, felice di trovare tutto esattamente come lo aveva lasciato. Poi si sedette sul suo sgabello e beve una scodella di latte. Quando il sole cominciò a tramontare dietro le montagne, Cigno e Orsetta arrivarono dal pascolo e la felicità di Heidi fu completa. Quella notte, raggomitolata nel suo piccolo letto in soffitta, mormorò: «Che stupida sono! Nonno, quando ero a Francoforte mi mancavi tu e ora che sono qui credo che mi mancherà Clara.» «Beh, se ti fa piacere», rispose il vecchio, «Clara può venire a trovarci quassù.» A queste parole Heidi si addormentò, felice di essere di nuovo a casa sulle sue montagne. Thank you.
libro degli animali. Leo piangeva perché aveva fatto scappare il drago rosso dal suo libro magico. È volato in direzione delle colline! Singhiozzava rivolto alla tata. Oh, poveri noi! Esclamò lei abbracciandolo. Poi andò a riferire al primo ministro e al cancelliere. Subito avvisarono la gente di stare attenti al drago. L'esercito rimase allerta fino a sabato pomeriggio. Poi tutti se ne andarono a casa a mangiare. Ma anche il drago aveva fame e divorò un'intera squadra di calcio. Il lunedì seguente inghiottì tutto il Parlamento, incluso i ministri, con eccezione del cancelliere che era malato. Il popolo era sempre più furioso e Leo era tristissimo. Chiese consiglio al cancelliere. L'unica che può uccidere il drago è la manticora, vostra maestà, disse lui. Leo allora cercò nell'indice del libro degli animali la parola manticora e lo aprì alla pagina indicata. La bestia ne rotolò fuori sonnolenta, stropicciandosi gli occhi. «Presto! Vai a combattere tu il drago!» la incitò Leo. Ma la manticora non aveva voglia di andare a caccia di draghi, perciò si nascose nelle stalle reali. Fu invece il drago a scovarla e se la mangiò in due bocconi. Ora non c'era proprio più nessuno cui chiedere aiuto. «Bisogna che salvi il mio popolo da me», sospirò Leo. Si rinchiuse nella biblioteca per un giorno intero e lesse tutti i libri che parlavano di draghi. Alla fine scoprì una cosa molto importante. I draghi, al sole di mezzogiorno, possono incendiarsi. Leo portò in giardino il libro degli animali, cercò la parola Pegaso e aprì il libro. Un bellissimo cavallo alato volò fuori dalle pagine. Tenendo stretto il libro, Leo gli saltò in groppa. Volarono verso le colline in cerca del drago e mentre si avvicinavano videro delle spire di fumo grigio alzarsi da un folto di alberi. «Il drago deve essere lì!» urlò Leo. Infatti era proprio lì che si godeva un sonnellino mattutino. Mentre gli stavano passando sopra, il drago si svegliò con un terribile ruggito e balzò selvaggiamente contro Pegaso. «Dirigiamo verso il deserto!» gridò Leo. Guidò il cavallo alato oltre monti, fiumi e valli, mentre il drago li inseguiva. Infine arrivarono a un vasto e desolato deserto. Non c'era un filo d'ombra e il sole ardeva implacabile nel cielo. Appena Pegaso fu atterrato, Leo saltò giù e posò per terra il libro degli animali, aprendolo alla pagina dove c'era l'illustrazione di una palma. Poi, mentre si precipitava per risalire a cavallo, scivolò e cadde, proprio mentre arrivava il drago. Il mostro era così accaldato che fumava tutto. Pegaso gli volò intorno, sbattendo le ali come per attizzare un fuoco. Il fumo si trasformò in nuvola, nascondendo Leo agli occhi del drago. La bestia lanciò un grido di rabbia che si tramutò presto in rantolo per il disperato bisogno d'ombra che aveva. Vedendo per terra la palma, si tuffò nella pagina, accovacciandosi sotto di essa nel disegno, proprio dove era stato prima. «Evviva! Ce l'abbiamo fatta!» gridò Leo abbracciando Pegaso. Si udì un gran vociare e girandosi, Leo si accorse di essere circondato dal primo ministro, dal parlamento, dalla squadra di calcio e dalla manticora. Il drago li aveva dovuti sputare quando si era slanciato al loro inseguimento. «Pegaso, dovrai riportarli a casa due alla volta», disse Leo. Ci vollero parecchi giorni, ma erano tutti così felici di essere stati liberati dal drago che a nessuno importò molto di aspettare il proprio turno. E per passare il tempo si raccontavano l'un l'altro le vicende del loro piccolo re e di come aveva sconfitto il drago. Con un po' d'aiuto da parte di Pegaso, naturalmente.
la fanciulla verde del lago. Tanto tempo fa, in un lontano villaggio nel Galles, in mezzo alle colline si stendeva il lago del Barbuto. La chiesa del villaggio era famosa per il dolce suono delle sue campane, ma nessuno le amava di più della bella fanciulla verde che viveva sul fondo del lago. Ogni sera, quando le campane suonavano a distesa, lei usciva dal lago, portando con sé una mandria di mucche bianche come il latte. Si guardava attorno per essere sicura che nessuno la stesse osservando e poi le chiamava una per una. Fiocco di seta, piumino, neve, svelte, seguitemi con passo lieve. Venite in fila tutte sul prato, che le campane han già suonato. C'era una piccola mucca che si chiamava Candida ed era sempre l'ultima. O si attardava sott'acqua o si allontanava troppo dalla padrona. Una volta si era persino avventurata fino ai bianchi muri della grande fattoria. La fanciulla verde l'aveva sgridata. Ricordati, piccolina, che dobbiamo tornare tutte nel lago prima che le campane smettano di suonare. Una sera in cui la fanciulla era occupata a intrecciarsi un mantello nuovo con dei lunghi giunchi, Candida si allontanò di nuovo. Se ne andò trottellando lungo il sentiero, camminando con cura sulle pietre, finché si ritrovò davanti al cancello di legno della fattoria. Era così intenta a curiosare tra le sbarre che non udì la sua padrona che la chiamava. Sentì invece la voce di Nancy, la contadinella, che esclamava: «Ma che bella mucca bianca! Da dove sei spuntata?» Poi arrivò Evan, il giovane bovaro, con la sua mandria di mucche brune e si fermò ad ammirare l'animale. «Ma è una bellezza!» esclamò, carezzandole il mantello setoso. Accanto al lago la fanciulla verde aveva intuito il pericolo e soffiava disperatamente nella sua tromba d'argento per chiamare Candida e farla tornare. Nancy ed Evan, riparandosi gli occhi con la mano dal sole calante, scrutarono verso il lago, ma non riuscirono a vedere la fanciulla nascosta in mezzo agli alti giunchi. Voltandosi di nuovo verso la piccola mucca, cercarono attentamente un marchio intorno al suo collo o un nome. Non trovando niente, decisero di portarla al riparo per la notte e la guidarono insieme con le altre mucche verso la stalla. Poi, quando tutti gli animali furono al sicuro, chiusero il cancello con un lucchetto di ferro. Quando vide ciò, la fanciulla verde capì di aver perso la sua piccola mucca, perché gli esseri fatati non possono entrare dove il ferro sbarra loro il passo. Con una grande tristezza ritornò nel lago con la sua mandria e quando le campane della chiesa del villaggio smisero di suonare, una densa nebbia grigia calò nella valle. Quella sera il padrone della fattoria, un vecchio spilorcio, brontolò molto per dover dar da mangiare anche alla mucca randagia. Disse di volersene disfare. Ma il mattino seguente, vedendo che dava molto più latte delle sue mucche, cambiò parere. «Non ho mai visto una mucca dare tanto bel latte cremoso!» esclamò. «Ci si può fare del magnifico burro e formaggio!» «Sarà la vostra fortuna, padrone!» disse Evan con orgoglio. L'avido contadino ormai non pensava più di disfarsi di Candida. La portava in giro per le fiere e la gente si accalcava per comprare il delizioso formaggio e il burro fatti con il suo latte. Col passare degli anni il contadino diventò sempre più ricco perché i vicini pagavano a peso d'oro i bei vitellini della piccola mucca bianca. In principio Candida era contenta. Solo le campane del villaggio la rendevano stranamente inquieta. Ma poco alla volta, nel veder vendere uno dopo l'altro tutti i suoi vitellini, divenne molto triste e produceva sempre meno latte. Nancy ed Evan l'amavano teneramente, era la loro preferita, perciò inorridirono quando un giorno il contadino decise di disfarsene. «Da solo poche gocce di latte», brontolò, «bisogna macellarla».
Nancy ed Evan lo pregarono di cederla a loro. Dissero che avrebbero pagato con il loro misero salario il suo sostentamento. Ma niente riuscì ad intenerire il cuore del contadino. La sera dopo, mentre si udivano i primi rintocchi delle campane della chiesa del villaggio, il contadino si apprestò a macellare la piccola mucca bianca. Evan non resiste più e, spalancando il cancello della fattoria, corse al lago e si gettò singhiozzando sull'erba. Poco dopo lo raggiunse anche Nancy. «Guarda, Evan!» gli sussurrò. «Guarda il lago!» Evan alzò lo sguardo e soffocò un'esclamazione. Davanti a lui, nascosta tra i giunchi, c'era la fanciulla verde del lago che in silenzio osservava la fattoria. La cetta affilata stava per ricadere sul collo di Candida quando la fanciulla si portò la tromba alle labbra e soffiò con forza. La cetta rimase a mezz'aria e la corda che teneva legata la mucca cadde a terra. Mentre l'animale trottava via oltre il cancello e lungo il sentiero verso il lago, il contadino si accorse di non poter muovere né mani né piedi. Nancy ed Evan, felici, restarono a guardare la fanciulla che continuava a chiamare. «Candida mucca, vieni volando, che già da tanto ti stiamo aspettando. Porta i tuoi piccoli, i vitellini, e tutti nel lago staremo vicini». E davanti agli occhi stupefatti dei due giovani, tutti i vitellini bianchi di Candida sbucarono dalle vicine fattorie e in fila si diressero verso il lago, circondandolo tutto come una corona di margherite. La fanciulla verde abbracciò affettuosamente la sua piccola mucca perduta, poi accarezzò con dolcezza uno per uno tutti i vitelli, fino a raggiungere il più forte e ben piantato di tutti. Sorrise alla giovane coppia. «Questa è la ricompensa per la vostra gentilezza. So che vi prenderete cura di lui come avete fatto per Candida. Ma prima devo renderlo diverso dalle mucche fatate del lago». E toccando la testa del vitellino, disse: «Tu che calpesti le pietre rotte, ora diventa color della notte». Non aveva ancora finito di pronunciare queste parole che il vitello diventò nero, dalla testa alla coda. La fanciulla verde si diresse verso il lago incitando la sua mandria di mucche bianche a seguirla. Pochi minuti dopo, mentre il suono delle campane del villaggio svaniva nell'aria, loro svanivano sott'acqua. Nancy ed Evan credevano di sognare. Fu il piccolo vitello nero, dono della fanciulla del lago, a riportarli alla realtà. Quel regalo non venne mai più dimenticato, poiché fu il primo di una razza di robusti vitelli gallesi famosa in tutto il mondo. Cambia aria. Una balena molto infreddolita disse: «Cambio aria per stanotte. Mi scalderò sul cammino di zia Rita con addosso la sua camicia da notte. Il mare glaciale per me è fuori moda e i reumatismi mi devo curare. Meglio scaldar le ossa e la coda in un ambiente più familiare». Zia Rita dorme tranquilla e beata e non sa niente di quella intrusione. Peccato, se no l'avrebbe invitata. Le avrebbe detto: «Resti a colazione». Thank you.
l'utra, la lontra. L'utra si svegliò con la sensazione che quello sarebbe stato un giorno speciale. Per un momento non riuscì a ricordarsi il perché. Poi le venne in mente. Oggi l'avrebbero portata a nuotare per la prima volta. Già da parecchi giorni l'utra moriva dalla voglia di seguire la madre quando nuotava dalla tana al fiume. La tana era stata costruita dentro le radici di un albero che era abbarbicato sul ripido pendio del fiume. L'utra ci aveva abitato da quando era nata, 3 mesi prima. I primi giorni non ci vedeva e se ne era rimasta accoccolata nel comodo letto fatto di ramoscelli, di cannucce e di erba. Ma appena ebbe imparato a camminare, aveva cominciato a esplorare il mondo esterno. Scoprì, per esempio, che c'erano vari modi di uscire dalla tana. Non poteva seguire la madre attraverso l'uscita subacquea, ma poteva arrampicarsi fino a un buco nell'albero. Di lì poteva salire sui rami o saltar giù fino a terra, dove c'erano tanti sassolini e piume e ossa per divertirsi. Una volta trovò un granchio morto nascosto sotto 2 grossi ciottoli sulla sponda del fiume. Ci giocò per un po' e poi tentò di imitare la mamma mordendolo coi suoi dentini aguzzi. Ma le sue mascelle non erano ancora abbastanza forti e lo aveva subito risputato. Però oggi l'utra non aveva voglia di mangiare. Desiderava solo entrare in acqua e sperava di non dover aspettare troppo il ritorno della mamma che era andata a pesca presto come ogni mattina. Sempre più impaziente, si sedette sulle zampe di dietro e curiosò fuori dall'apertura dell'albero. Da principio non vide niente di interessante, ma poi a un tratto ci fu come un lampo blu e arancione. Era un martin pescatore che gli sfracciò davanti con un pesce penzolante nel becco. Un istante dopo, la madre di l'utra emerse in superficie. Guardandosi intorno, prese un respiro profondo e, flettendo le zampe posteriori e la coda, si tuffò in profondità. Dove un attimo prima c'era lei, ora si vedevano solo delle bollicine. L'utra non riuscì ad aspettare un secondo di più. Squittendo dall'eccitazione, si arrampicò sull'albero e corse in riva al fiume. Sguazzava nell'acqua bassa rovesciando i ciottoli e giocando con le bolle d'aria. Poi le venne un'idea migliore. Avrebbe raggiunto la madre a nuoto. Sapeva di non essere abbastanza grande per nuotare sott'acqua, ma era sicura di saperlo fare in superficie. L'utra avanzò nell'acqua fino a dove non toccava quasi più. E allora, con le 4 zampette che battevano l'acqua in tutte le direzioni, cominciò a nuotare. Era molto più difficile di quanto non avesse immaginato. Sembrava che nel fiume ci fosse una forza che la trascinava lontano dalla mamma, lontano da casa. Per quanto si sforzasse, non riusciva a tener testa alla corrente. Presto si sentì sfinita e il panico si impadronì di lei. Cosa le sarebbe successo? Come poteva tornare al sicuro nella sua tana? E dov'era la mamma? L'utra si sentiva andare a fondo. Lanciò uno squittio di terrore e fu allora che la mamma emerse vicino a lei. «Non ti agitare!» le disse con fermezza. «Andrà tutto bene!» Poi prese l'utra per la collottola e la portò a riva. Quando fu sulla terraferma, l'utra cominciò a tremare. «Non sei stata in acqua tanto da sentir freddo», disse la madre, «ma sei stata un cucciolo disobbediente e ti sei presa una paura tremenda. Beh, cerca di non pensarci più e fai quello che fanno tutte le lontre dopo una nuotata. Rotolati nell'erba per asciugarti la pelliccia». L'utra obbedì, rendendosi conto che finalmente stava diventando grande. Presto avrebbe nuotato bene e avrebbe potuto seguire la mamma nelle sue partite di pesca. Quando l'utra era ormai quasi asciutta, la madre cominciò ad avere fame. «Vado ad acchiappare un pesce per colazione, ma voglio essere sicura che non ti caccerà in qualche altro pasticcio. Vieni con me nella tana e rimanici finché io non tornerò». L'utra era così stanca che non aveva nemmeno la forza di discutere. Così trotterellò nella tana e chiuse gli occhi soddisfatta. Dopo un bel po' che dormiva, fu risvegliata da un cupo ringhiare. Era un suono diverso da quelli che lei conosceva. Si rizzò sulle zampe di dietro e guardò fuori dall'albero.
ma tutto quel che vide furono un paio di cigni che nuotavano pigramente lungo il fiume. Beh, una cosa è certa, non l'hanno fatto loro quel rumore, pensò, e scese fino a un cespuglio di rovi vicino all'acqua per vedere meglio. Di nuovo udì lo strano brontolio, questa volta più vicino. Guardò in su e con terrore vide un lungo muso lucente con due occhi, un naso e una bocca. La testa sembrava troppo grande per il corpo e ai lati aveva due strane cose che gli ciondolavano. Il cane portò il muso in avanti e ringhiò nuovamente. L'utra cercò di indietreggiare, ma si impigliò nei rovi e non poté più muoversi. Improvvisamente echeggiò un grido acuto e minaccioso. Il verso divenne sempre più stridulo e suonava come un rabbioso avvertimento. Allarmato, il cane si voltò e vide il muso inferocito della mamma di l'utra. Le sue dimensioni non erano nemmeno paragonabili a quelle del cane, ma era furibondo. Si rizzò sulle zampe posteriori e, mostrando i denti, li affondò nel collo del cane. Il cane guaì per il dolore e la sorpresa, poi udì il fischio del padrone che lo richiamava e corse via velocemente. La madre di l'utra respirò sollevata. Sapeva di aver avuto molta fortuna, sapeva anche che il cane sarebbe potuto tornare e quest'altra volta non sarebbe stato così facile spaventarlo. «Non possiamo rimanere qui», disse all'utra. «Dobbiamo trovarci un'altra tana». Lo sapeva. L'utra lo sapeva da quando si era svegliata che quello sarebbe stato un giorno speciale. E così, mentre il sole tramontava lentamente, l'utra e la sua mamma si misero in cammino alla ricerca eccitante di una nuova casa.